Siamo in un centro commerciale di Teheran dove vengono trasmesse le partite su maxischermo. Occasione anche per le donne di assistere a una manifestazione sportiva assieme ad altri tifosi. A noi donne non ci fanno entrare allo stadio, spiega Atiye. Eppure qui tutti insieme siamo stati benissimo, non c'è stata nessuna tensione. Questo tipo di eventi riduce la violenza nella società. Il divieto d'ingresso allo stadio per le donne è in vigore in Iran da 40 anni, a parte sporadiche occasioni in cui è stato rimosso. Adesso le cose stanno cambiando. Il ministro dello sport infatti ha annunciato di aver accolto l'invito del presidente della FIFA Infantino. Le donne potranno entrare allo stadio già dal 10 ottobre, quando si terrà la sfida contro la Cambogia che vale per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. C'è chi parla di svolta storica, in realtà la strada da percorrere è ancora lunga. Innanzitutto perché le donne e gli uomini non potranno mescolarsi, ci saranno spalti esclusivamente femminili e ingressi riservati. E poi perché le donne avranno sì la possibilità di assistere alle partite della nazionale, ma non a quelle del campionato. Per intenderci, il prossimo derby della capitale fra Esteghlal e Persepolis, le tifose se lo dovranno vedere in TV. Questa parziale apertura ai diritti delle donne è anche legata alla partecipazione stessa dell'Iran ai mondiali. Se alle donne fosse ancora stato vietato l'ingresso allo stadio, la nazionale iraniana rischiava di essere estromessa dalla competizione iridata. La decisione di aprire le porte dello stadio alle donne arriva a distanza di pochi giorni dalla morte di Sahar Khodayari, una tifosa di 29 anni che si è data fuoco. Era imputata in un processo solo perché era entrata in uno stadio di nascosto.